I'm Barack Obama, and I approve this message. With each passing month, mese dopo mese, il nostro paese ha affrontato momenti difficili. Ma ovunque io sia andato, nonostante la crisi economica, la guerra e l'incertezza del domani, continuo a vedere ottimismo, speranza e forza. Abbiamo visto negli ultimi 8 anni come decisioni prese da un presidente possano avere un effetto assai profondo nel corso della storia americana. Tutto questo è sbagliato e ancora di più che il nostro paese vada oltre. Abbiamo parlato degli stessi problemi per decenni e nulla è stato fatto per risolverli. Questa elezione è un momento di definizione, la possibilità per i nostri leader di rispondere alle richieste di questi momenti di sfida e continuare ad avere fede nella nostra gente. Per 20 mesi ho visitato l'America. Io e Michelle abbiamo incontrato moltissimi americani che non vedono l'ora di vedere un vero cambiamento che faccia la differenza nelle loro vite. Queste storie sono storie americane, storie che toccano l'unità del paese. Questa sera vorrei presentarvi alcune di queste persone. Darò inoltre dettagli specifici su quello che farò da presidente americano per ristabilire l'economia americana a lungo termine ed anche la classe media e come prenderò le decisioni che ci porteranno a questo. Quello che mi ha colpito delle storie che vedrete questa sera non riguarda soltanto le sfide che queste famiglie affrontano, ma anche la forte decisione nel cambiare il paese. Rebecca Johnston è molto legata alla sua famiglia. Brian, io, Nathan, Molly, Ethan, Gabriella e il piccolo Jake. La cosa bella di essere mamma è che qualsiasi cosa io faccia plasma la loro personalità. È come avere una sorta di stampo e ti accerti che ogni giorno sia stata fatta la cosa giusta. Dieci anni fa ha comprato una casa al di fuori della città, in modo tale da mandare i figli in buone scuole. Ora, con i costi che continuano a salire, sta diventando tutto più difficile. Suo marito Brian lavora in un'azienda di pneumatici e deve stare in piedi tutto il giorno. Ha una forte ernia al disco che si porta dietro dalla mattina alla sera. Si sarebbe dovuto operare in giugno, ma alla fine non siamo riusciti a farci pagare le spese. Hanno quindi lasciato perdere l'operazione per prendersi cura di altri aspetti. Qui vanno messi gli snack. Gabriella, Nathan, io e mio marito, mia figlia e anche Ethan, mio figlio. Sanno tutti che questo dovrà durare una settimana, così sanno che se lo devono far bastare. Credo che tutti vogliano vedere la fine a tutte le preoccupazioni e le difficoltà. The chaos of everyday living, trying to make ends meet. Okay, how much are we bringing in this week? Ok, quanto riusciamo a guadagnare questa settimana? How much is the car? A quanto ammonta il pagamento della macchina? Quando potremo più o meno pagare tutte queste bollette? In tutta l'America ho incontrato famiglie come quella di Rebecca, che mandano i figli a scuola, pagano il mutuo e lottano per la famiglia. Tutto continua a salire, non mi ricordo di un momento in cui non mi sia dovuta preoccupare di questo. Non si misura la forza della nostra economia a seconda del numero di milionari o di profitti di una piccola percentuale, o se qualcuno con delle buone idee può aprire una nuova azienda, o se la cameriera che vive grazie alle mance può permettersi di prendere un giorno di riposo e badare i figli senza perdere il posto di lavoro. Un'economia che onora la dignità del lavoro. All'inizio di quest'anno sapevamo già che il nostro paese era in serio pericolo. Case pignorate, perdita di posti di lavoro, elevati prezzi del petrolio. Stavamo affrontando un deficit da record. Il debito nazionale non era mai stato così elevato. Poi, un mese fa, tutto è scoppiato. Ciò che è successo nei mercati finanziari è stato il verdetto finale di 8 anni di politiche sbagliate. Ed ora stiamo affrontando la peggiore crisi economica sin dalla Grande Depressione. Alcune settimane fa è stato passato il piano di salvataggio. È un passo nella giusta direzione e da Presidente mi assicurerò personalmente che voi, contribuenti, verrete ripagati. Abbiamo bisogno anche di un piano di salvataggio per la classe media, iniziando con qualcosa di pragmatico che abbia un effetto immediato.
Da presidente, ecco quello che farò. Taglierò le tasse per le famiglie che guadagnano meno di $200,000 l'anno. Darò alle aziende un incentivo per ogni lavoratore assunto, proprio qui negli USA. Nei prossimi due anni eliminerò anche le agevolazioni fiscali per le compagnie che si stabiliranno all'estero. Aiuterò chi sta cercando di pagare il mutuo della propria casa, congelando i pignoramenti per 90 giorni. E proprio come avvenne dopo l'11 settembre, provvederemo a dare prestiti a basso costo per aiutare le piccole aziende, affinché riescano a pagare i propri lavoratori e a continuare a lavorare. Nulla di questo fa crescere il governo, fa crescere l'economia e le persone tengono il loro lavoro. Questo è quello che possiamo fare ora per ridare giustizia all'economia americana e mantenere i nostri obblighi nei confronti del popolo americano. La compagnia per cui lavoravo fallì e prima di questo usò $19 milioni che sarebbero dovuti essere destinati al piano pensionistico. Quando chiusero avrei dovuto ricevere $1,500 al mese, alla fine ne ho presi $379 al mese. Tu hai guadagnato la tua pensione, non è stato certo un regalo. Hai pagato le tasse in modo tale da poter avere un contributo alla fine della tua carriera. Quello che vediamo è che giorno dopo giorno sono molte le aziende che devono dare contributi, pensioni ai loro contribuenti. Quelle sono promesse che devono essere mantenute, che dovrebbero implicare anche l'uso della legge. Gli americani non si aspettano che il governo risolva tutti i loro problemi, non chiedono aiuto. Se hanno un lavoro, l'azienda deve essere in grado di pagare i contributi mensili. Devono essere in grado di andare in pensione con dignità e rispetto. Obama sarà un presidente democratico che veramente abbasserà le tasse, le taglierà per le persone che effettivamente ne hanno bisogno, per le famiglie che sono in difficoltà e lo farà prestando particolare attenzione alle aziende che usano gli sgravi fiscali per creare posti di lavoro all'estero. Non so se sia il senso comune di fare le cose per bene nel Midwest, ma Barack Obama ha radici in Kansas. Effettivamente è un vero piano che ci aiuterà a rimetterci in corsa e ci porterà avanti. Le sfide che abbiamo davanti a noi sono immense. Quello di cui abbiamo bisogno sono soluzioni grandi e un altrettanto grande pensiero. Barack Obama risolve i problemi e pensa in grande. Fa parte di una leadership speciale. Dopo 30 anni di lavoro, Larry e sua moglie Juanita speravano di poter raccogliere i frutti di così tanti anni di lavoro. Sei figli, sette nipoti, due pronipoti e una casa di proprietà. Abbiamo vissuto in questa casa per 10 anni. Io stesso ho lavorato tanto a questa casa, ho perfino messo il pavimento. Avevamo pagato la casa e sapevamo che la nostra pensione sarebbe stata ottima. A causa di alcuni suoi problemi alla tiroide, le spese mediche sono aumentate. Prendo 12 pillole diverse al giorno. Quando Larry lavorava, tutto questo era coperto dall'assicurazione. Quando è andato in pensione, io non avevo l'assicurazione medica. E ogni anno è andata sempre peggio, peggio, peggio. Per pagare le spese hanno dovuto fare un'ipoteca sulla casa e la stanno quasi perdendo. Larry è in pensione da circa 10 anni, ma per circa 5 anni ha dovuto continuare a lavorare.